tutte ragazze e ragazzi, come va? Come state? Tutto bene? Bentornati, benvenuti sul mio canale. Allora, è da un po' che mancava un bel video sui profumi e quindi parlando con le mie amiche, con le mitiche survivors, quindi naturalmente è un video in collaborazione con le survivors, abbiamo deciso di mostrarvi quelli che sono i profumi più sensuali che utilizziamo per le nostre sere d'estate. Vi ricordo come sempre che trovate giù in info box i link di Antonella, Azzurra e Fabiana, ormai ci conoscete, quindi andate a vedere anche i loro video e iniziamo proprio benissimo alla grande questo video profumoso. Comincio subito col mostrarvi il primo che vi mostro. Non è in realtà un profumo, è un deodorante, ma questo deodorante mi chiama proprio la sensualità, la seduzione. Quindi ho detto no, vabbè, gli metto anche il deodorante. Stiamo parlando di questo, il Malizia Nero con il tappo rosa. E guardate un po' come si chiama. Intense Seduction Parfum deodorante, quindi un deodorante seduttivo, sensuale, devo dire abbastanza fresco, e quindi io questo lo utilizzo tranquillamente la sera. Naturalmente appena esco dalla doccia metto il deodorante e poi andrò ad utilizzare il mio profumo, però ve lo volevo mostrare giusto per farvi sapere che esiste anche un profumo seducente, un deodorante seducente che può essere il Malizia e che costa proprio niente, una cavolata. Continuando con la carrellata di profumi, naturalmente io vi premetto, e anzi vi ho anche detto forse in altri video, che non ho una stagione particolare per i profumi, né tantomeno una suddivisione tra quelli che possono essere i profumi utilizzati di giorno e i profumi utilizzati la sera. Vero è che d'estate, che fa più caldo anche la sera, perché qui anche la sera soprattutto c'è molta umidità, diciamo che nella stragrande maggioranza delle volte vado di acque profumate, ma utilizzo anche dei profumi che sono dei profumi low cost, sono dei profumi dupe di brand conosciuti che diciamo nella loro freschezza e nella loro leggerezza danno e hanno quella nota di sensualità e di come dire piacevolezza che secondo me vale la pena di, diciamo, di metterli e anche di farli conoscere. Allora, comincerei subito con due profumi che sono del Giardino dei Sensi, di cui vi ho parlato anche in altri video, e stiamo parlando di questi due: Giardino dei Sensi Essenziale Vaniglia e Segreto Narciso. Questo è un pochettino più forte, quindi sicuramente più adatto per la sera, ma io, come vi ripeto, cioè alterno, non ho assolutamente un profumo che identifico soltanto per la sera, quindi io li vado giostrando e questi sono abbastanza freschi, abbastanza, devo dire, persistenti, me li posso portare in borsa perché sono abbastanza piccoli e quindi spazio tra la vaniglia e il profumo del narciso. Quindi questi, per quanto riguarda il Giardino dei Sensi, presi non più di 2 euro ciascuno, quindi fate voi un po' due conti. Un altro invece profumo col quale mi sto trovando veramente bene, di cui vi ho parlato anche in un video recente, è questo qui, del brand Essence, che mi è stato inviato attraverso una collaborazione, ed io ho preso il Lady Million di Paco Rabanne, e devo dire che questo veramente è un profumo abbastanza persistente, abbastanza sensuale, strong come profumo, e quindi secondo me adatto alle sere. Sicuramente magari una sera trascorsa, non so, in montagna, a mangiare una pizza, ecco, al fresco, nelle zone di mare, qua soprattutto nelle zone più umide, occorre, diciamo, un profumo un attimino più fresco, un attimino più leggero, perché altrimenti veramente si appiccica. Però questo è un profumo che potete assolutamente utilizzare, e soprattutto è molto molto persistente. Se volete potete dare un'occhiata sul sito, perché troverete ancora anche il mio codice sconto per poterlo prendere con lo sconto, e sono tutti profumi equivalenti. Quindi questo qui, che è il numero, adesso non ricordo se qui c'è scritto, ma magari ve lo lascio
in info box comunque è l'equivalente di quello di Paco Rabanne. E altri profumi non vi mostrerò brand conosciuti, anche perché quelli che ho sono quelli di cui vi ho sempre parlato, come Alien, come l'ultimo, quello là di Moschino, Orsetto, Poisson, Hypnotic Poisson. Quindi, togliendo questi brand che diciamo principalmente utilizzo in inverno, Alien io lo utilizzo sempre. Naturalmente il sostituto di Alien, se voglio un attimino conservarlo, quello originale, mi sono rifatto con un buonissimo equivalente, con un ottimo dupe, e stiamo parlando di questo qui di Refan, è il numero 306 ed è appunto l'equivalente di Alien, un po' meno persistente ma con le stesse note identiche e caratteristiche. Per me personalmente Alien sa di sensualità, di potere, di una persona, diciamo, dominante, che magari non mi rappresenta, ma a me il profumo, cioè a me il profumo mi piace, mi fa veramente impazzire, per cui io lo utilizzerò sempre. Un valido alternativo è questo qua, appunto, di Refan. Per concludere, altri due profumi che sto utilizzando, e giusto appunto ieri sera ho dato una spruzzata a questo. Stiamo parlando di Essentia, che sono dei brand, è un brand spagnolo, anch'esso fa profumi di ispirazione a quelli famosi, quindi come vedrete qua siamo molto sul low cost, assolutamente, perché io ho questa linea di pensiero. E il 236 praticamente è l'equivalente del Michael Kors, il Sexy Amber, quindi questo è davvero, è un profumo che grida sensualità. E l'ho utilizzato veramente ieri sera, e vi devo dire che mi è rimasto per tutta la sera sul collo della giacca, cioè proprio lo sentivo, avevo un giacchettino e lo sentivo veramente per tutta la serata. Quindi devo dire che mi sono trovata veramente, mi trovo veramente molto bene. E oltre questo, che è appunto quello di Michael Kors, sto utilizzando anche questo, il numero 304, che è Armani My Way. Anche questo è veramente un gran profumo, nulla da dire, cioè veramente. Allora, le note, devo dire, soprattutto quelle là di base, non somigliano tantissimo a quello di Armani, però nell'insieme la percezione c'è. Quindi se, allora, un buon naso lo capisce che non è quello originale, ma nell'insieme è facilmente riconducibile a quello di Armani. C'è un qualcosa che lo richiama, non è persistente tantissimo, però ecco, appena spruzzato, se passi vicino a qualcuno che li riconosce, potrebbe un attimino confondere. Poi purtroppo vanno via abbastanza velocemente, non tutti i numeri, ma questo si evapora molto molto facilmente. Quindi questi sono appunto tutti i miei profumini, cioè questa volta veramente non mi posso lamentare, perché di profumi ne ho veramente tanti, compreso il mio deodorantino. Ma naturalmente non vi perdete le chicche di Antonella, di Fabiana, di Azzurra, perché cioè, loro veramente hanno una passione per i profumi, soprattutto Antonella, ma anche Azzurra ne ha tantissimi. Quindi da loro veramente andate a dare un'occhiata, perché ne vedrete delle belle, dei bei, dei buon profumi, secondo me. Nulla, io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate, qual è il profumo secondo voi più adatto ad una sera d'estate. E quindi io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!